è il momento della serata in cui la campionessa accetta la sfida delle signore presenti. Qualcuno di voi ha intenzione di salire su questo ring? Ehi, hey, Noel, che dici? Vuoi combattere con la tettone? Cosa? No, io non combatto contro nessuno. Oh. Ma meno male che ho fatto l'impronta in gesso del tuo braccio con la mano. Ehi, amico, per di qua! Vedo un braccio con mano di donna alzato al tavolotto! Dannazione, Peter! Ti prego, andiamo, Lois, vai e combatti! Forza, sarà fantastico vederti su quel ring, coraggio! Sì, voglio proprio vedere. D'accordo, d'accordo, se servirà a farvi stare zitti, lo farò. Allora come funziona? Faremo finta di darcele per un po' e alla fine ci daremo un bacetto, eh? È ridicolo! Oh. Ehi, sta un po' attenta, questo è un pugno vero. No, non lo era, ora beccati questo. Vedi di piantarla, signorina, io sono qui per divertimento. Sì, prendete i miei pugni, baldracche. Ok, piccola puttanella, adesso basta. Vuoi che ti rompa il c***o? Ci sto. Non importa che cosa farai per il resto della tua vita, ma sarai sempre solo spazzatura. Sai, caro, non vedo l'ora di vedere il ristorante di lusso. Oh, ti piacerà moltissimo. Ti ho preso dei guanti speciali per mangiare, mettiteli. Perché devo mettere i guanti per mangiare in un ristorante di lusso? Perché è così di lusso che, beh, che, insomma, sono stufo. Ti ho organizzato un incontro. Figlio di puttana, dannazione, Peter, te l'ho detto, non voglio essere una boxese. Ma chi diavolo credi di essere? Sì, così, sfrutta quella rabbia. Ehi, ricordi quando ho detto che eri sexy con reggiseno sportivo e pantaloncini sotto il vestitino? Sì. Ecco, mettiti queste scarpe. Smettila, coglione, ti ho detto e ti ripeto che non combatterò. Mi dispiace, ma c'è stato un terribile malinteso. Quell'idiota di mio marito ha organizzato l'incontro senza... È ucraina, Lois, non parla la nostra lingua. Ho capito. Mani dute scoda alle nebulone per un... È di un'altra parte dell'Ucraina, il dialetto è diverso. Ehi, che cosa ci fai giù al tappeto, Lois? Oh, ma che cosa ti succede? Sei arrabbiata col sottoscritto? Lo so, nella tua immaginazione ho delle ciglia lunghissime. Abbiamo una vincitrice! Cosa ne pensi ora, Lois? Sei ancora arrabbiata con me? Ah, Peter, mi sento una meraviglia. Non mi sono mai sentita tanto potente. Conosco quella sensazione. La provo quando rutto fortissimo nel parcheggio vuoto di un edificio per ribadire il mio dominio. Il re ha parlato. Vorrei sapere dove sono le mie frittelle. Cosa? Come ricorderai, ieri sera, prima che io piombassi in un profondo sonno con una rivista porno in mano, ti ho detto esattamente queste parole. Lois, domani mattina io voglio le frittelle. Era un messaggio semplice, eppure è stato totalmente ignorato. Va bene, Peter, dammi solo un minuto. Ogni 5 secondi trascorsi, prima che io abbia le mie frittelle, romperò un vetro. Aha, ascolta, Lois, a me non sembra salutare che una donna della tua età faccia questo tipo di sport. Brian, ho 42 anni, sono nel fiorfiore della mia vita ed è quello che voglio ora. Ne sei proprio sicura? Meg, prepara le frittelle per tuo padre. D'accordo, mamma. È una follia! Nessuno mi ha ancora preparato le frittelle! Voi siete più irresponsabili di me! Oh, sì? Ehi, bello! Tu vuoi una vera donna? Perché non porti quel tuo colpicino a casa mia stasera? Così ti mostrerò una vera donna! Oh, non posso, mi vergogno! Ehi, non ti rivolgere più in quel modo a mio marito! Ah, sì? Se no, che cosa fai? Combatti contro di me? Senti, ti ho appena mettiti detto... Mettiti a quattro zampe, grassone! Ah, sì, sì, signore! Guarda un po' qui, Griffin, sto mungendo una mucca! Muggisci per me! Mo. Più forte! Mo. Più forte! Mo. Più forte! Mo. D'accordo, ora basta! Se è un incontro che vuoi, incontro sia! Ma metti giù le mani da mio marito prima che te le spezzi!